Vasco Mazzari, presidente Federazione Alimentazione della Confartigianato del Veneto. Presidente, siete i protagonisti assoluti di questo assalto dell'Europa ai prodotti tipici della Confartigianato del Veneto. Ci sveli un po' in retroscena delle difficoltà a organizzarle questa cosa? Beh, diciamo che è stato un impegno gravoso e fino all'ultimo momento pieno di tensioni che non sono mancate anche in cucina nel momento di preparare i piatti, perché anche perché dovevamo prendere possesso delle cucine alle 2:30, ma alla fine siamo entrati che erano le 4:15 con l'obiettivo di mettere fuori tutto per le 6:30, e quindi la tensione era palpabile, devo dire. Però alla fine ci siamo riusciti, siamo contentissimi, è stato uno sforzo organizzativo intenso, pesante, perché che è durato più di 3 mesi, perché ne abbiamo cominciato a parlare ancora a novembre dell'anno scorso, ottobre-novembre dell'anno scorso, e è stato un progetto che ha messo insieme le 7 province del Veneto, ognuna con i suoi prodotti tipici. E devo dire che è stato un successo, perché i commenti che ho sentito personalmente qua dentro stasera sono quelli che è stato il più bel evento che il Parlamento Europeo, che sia stato organizzato al Parlamento Europeo, e questo mi riempie di orgoglio e penso che deve dare da lustro al Veneto, ma soprattutto ci deve inorgogliosire noi che abbiamo prestato la nostra opera a questo evento, a cominciare dai cuochi, dai pasticceri, da tutti quelli che hanno contribuito a questa manifestazione. Senta, 25 alfieri, dico io, delle tipicità venete, eravate in 25, avete lavorato tantissimo, i prodotti erano tantissimi. Cosa si aspetta adesso? Qualche messaggio dall'Europa? Beh, il messaggio che noi ci aspettiamo dall'Europa è che sia meno pesante nelle sue restrizioni, specialmente in campo alimentare, ma soprattutto che sappia, che ci dia modo di riconoscere i nostri prodotti, che sono di altissima qualità e che sono apprezzati in tutto il mondo.